Vabbè, prova microfono. Prova microfono 1, 2, 3. Allora, benvenuti ad un capitolo nuovo, in un capitolo nuovo di Ante Omnia o Insomnia. Insomma, andiamo avanti. Volevo farvi vedere dei documenti, delle cose, delle immagini, delle similitudini tra geometrie e religioni. O no, non so come dirlo, ma un collega che divulga in lingua spagnola scusatemi, mi ha fatto notare, ma non solo, anche altri colleghi in lingua inglese che seguo mi hanno fatto notare questo, magari qualcuno di voi l'ha anche visto. Architetture. Parliamo per immagini, poi andiamo avanti. Che cos'è questo? Al microscopio. Il Colosseo, sembra. No, andiamo avanti. Il Colosseo. Sembra una cosa al microscopio. Scherzo. Ancora il Colosseo. Ed altre strutture come il Colosseo, ce ne sono altre nel mondo, ma poi anche al microscopio. La Paralia Sulcata. Allora, cos'è la Paralia Sulcata? E cos'è la Melosira Sulcata? Questi organismi, microorganismi di Pisa. Scusatemi. Inizio a pensare che se c'è stata una creazione architettonica, ha seguito magari degli schemi in natura e il micro macro mi manda in tilt. Inizio a pensare all'energia, alle frequenze, al modo di far sviluppare un corpo secondo delle vibrazioni, delle armonie di frequenze e degli schemi con simmetrie. Una perfezione di geometria che vediamo nel micromondo ed è identica alle architetture di cui non troviamo spiegazione su come siano state costruite e sul perché. Ma poi, guardando questi microorganismi al microscopio, le domande sono troppe, le più strane. Se queste strutture sono come nel micromondo le opere romane, ma anche le opere del falso medioevo rinascimento, del falso barocco e via di lì, tutte le epoche architettoniche interessanti, però qua vediamo che al microscopio non conosciamo l'epoca di questi microorganismi, ma si sviluppano come le architetture che non ci danno pace. Beh, e allora le architetture che non ci danno pace, tipo Colosseo, Torre di Pisa, tipo Basilica di Santa Croce a Lecce, tipo le strutture strane che ci sono nel mondo, in India, in Georgia, in Cina, in tantissimi, in America, in tutto il mondo, in Italia pieno, in Spagna, Francia. Ma allora le nostre strutture sono una copia o sono state terraformate, plasmate, create come questi microorganismi e poi in un cambio d'epoca, quando è stato colonizzato il nostro territorio, distrutto per uno shock termico, sono pietrificate e poi gli hanno aggiunto abbellimenti fatti magari con incisioni laser, stampanti 3D, perché quello che abbiamo capito è che ci stanno vendendo la tecnologia come vogliono loro, un poco a poco, facendola passare per nuove scoperte, quando
prima del 1900 c'è stato ancora un altro reset mentale e nel 1800 lo steampunk era reale. Ma andiamo avanti, non ci fermiamo su questa immagine. Torre di Pisa. Microrganismi di Pisa. Ancora, architetture 2. Queste sembrano i fioroni delle chiese, no? Rosali, rosoni, non lo so. I cappelli sciiti, i caschi, ma anche alcune cupole in Asia. Sono tutti microrganismi. La Cirtoidea. Ancora, struttura di questi microrganismi, la Spiroidea. Vediamo un po' cosa ci ricordano, a parte i caschi del Buddha. I templi, questo cos'è? I tetti di alcuni templi, le cupole, la parte finale, che sembra un'antenna, poi con componenti in oro, metallici, conduttori, tante cose. Questi rosali, fioroni, queste terminazioni geometriche delle architetture che ci ricordano ancora questi microorganismi. Strutture in Asia che ci ricordano questi microorganismi. Ancora. Oh no, è troppo interessante perché ti va in pappa il cervello. Come hanno formato le strutture antiche, qual è la verità sul nostro passato? E soprattutto, se hanno ripetuto questa forma, a cosa serviva? Va bene. Mi lascio immaginare come faccio io e non trovo pace perché sono proprio strutture uguali. Pop. Hai visto? Pop. Ancora. Pop. Pop. E sono identiche. O hanno le stesse funzioni. Tu guardi questo. E poi ti faccio vedere questo. Scusatemi, dov'è? Questo. E tu dici, mba. No. Mba. Cioè, oibo. Così. Così. Queste antenne. O templi. Così. E il cervello va in pappa. Guardiamo il casco frigio. A cosa serviva un casco da pitufo, un po' così curvo, con le spirali? E casco frigio. Buddha, di nuovo, come quelle strutture. Radiolaria. 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 Ancora. Capite, c'è qualcosa di strano in queste connessioni. La spumellaria. Il vaira. I vaira. Spumellaria. La sfera di Hermes Trismegisto. Questa sfera armillare. Queste corone dei reali. Il vaira. No, la stefoidea. Sfera armillare. Corona reale.
Radio Laria. Stefoidea. Non corona reale. Capisci, capisci. Festa del sole. In Parigi rappresentata nel 1887. Cos'è sta cosa? Al Palazzo dell'Industria. Cos'è sta cosa? Festa del sole al Palazzo dell'Industria 1887. Cos'è sta cosa? Spherical Radio Laria. Territorio terraformato biologico. Intelligente. Stelle. 1, 2, 3. Stella. Strutture e gioielli religiosi. Stella. Saturno, Venere. Polaris. Stelle. No, acantometra. Religiosità. Solari. Acantometra. Conchiglie architettoniche. Microorganismi geometrici e sacri. Vaira. Le strutture della festa del sole a Parigi. Che sono ste cose? Vaira. Perché si sviluppano così? La discoidea. Suppongo che sia un'altra radiolaria. Io la chiamo discoidea per il termine, la specifica, non lo so, la categoria. Policittaria. E guarda sto simbolo, sembra addirittura quello del Danger Biohazard, com'è? Ma poi, o no? Quante domande, Vaira. Domande molte, risposte poche. Iglesia. Corpus Christi. Il sole e la luna. Vabbè. E poi il Vaira. Già l'abbiamo visto. Questo è il Vaira, la struttura potente antica con cui si poteva scegliere di fare, distruggere o creare. Avevano in mano questo oggetto gli dei, i Krishna, Buddha, che so io, Zeus, no? C'avevano molti personaggi, draghi a volte. Questo arma, il Vaira. E questo allora che cos'è? Microorganismo. Che sembra un Vaira. La radiolaria di Haeckel, il biologo tedesco Ernst Haeckel, realizzò disegni squisiti di radiolari, foraminiferi e diatomei. Non so se si dice così in italiano, perché se no lo leggerei in spagnolo, aiutando a popolarizzare questi protozoi tra i microscopisti vittoriani. Ma si sa che il microscopio e la visione in laboratorio l'hanno creata la razza dei... A continuazione si mostrano varie illustrazioni del libro Kunstformen der Natur, opere d'arte della naturalezza, della natura,
di Haeckel nel 1904. Discoidea, acantometra, acantometra, spiroidea, cirtoidea, acantofracta, policiattaria, stefoidea, spumellaria, spumeggiante. E allora, dopo questo capitolo, entriamo in un'altra discussione. Da dove viene la città di Lecce? E dov'è il popolo dei Sibari che è scomparso? E perché in Spagna, che ha gli stessi colori di Lecce, c'è il termine sibarita, che è usato per descrivere gente ricca, sfarzosa o con buoni costumi e di alte qualità, virtù, insomma, gente bene, a cui piace il buon gusto, e che secondo alcune leggende si può anche associare a questa razza dei Sibari, che vivevano in Calabria. Poi questa razza è scomparsa e si parla di leggenda, ed era una delle zone più ricche della Magna Grecia. Domanda da $1,000,000. 1 miliardo e 500 euro. Va bene. Ne parleremo in un altro capitolo speciale su Patreon. E non pensate che dopo che cosa YouTube e molte Patreon, se non che su Patreon c'è chi mi finanzia, chi vuole di più e a cui do di più, anche perché alcuni studi sono a rischio. Non voglio che mi censurino, mi blocchino il video, qualcosa del genere, già sono al secondo canale che non ha problemi. E allora provo a fare del mio meglio. Quindi devo alcuni documenti, alcune letture, farle in un canale più ristretto per evitare che YouTube ci butti l'occhio. E poi perché sono cose interessanti, non mie, che si trovano spulciando nella storia antica e in diverse lingue, quello che mi piace fare, per poi incrociare i dati e trovare questo, in questo caso. Dati interessanti sul Salento, sui Sibari e sui Sibaritas. Hasta luego, Lucas, ma non George.